prestazione da 10 punti in 12 minuti, ma la tua prestazione va come sempre al di là dei numeri. Grinta l'intensità difensiva su Fraser, anche quel recupero in coabitazione con Baldasso. Il tuo commento sulla partita? Ma sapevamo che avremmo dovuto fare uno sforzo in più per vincere questa partita, era fondamentale andare a giocare da loro sul 2-0 e ci abbiamo messo tutti quel qualcosa in più ed è andata bene. E la mia partita, io in questa serie sicuramente, beh, come sempre, ma in questa serie magari di più perché loro hanno gli esterni veramente forti, il mio compito è quello di entrare e cercare di mettere loro più in difficoltà possibile. Nel primo tempo ci sono riuscito con Fraser e un po' con Marino, e nel secondo tempo ho fatto meno. Comunque sono contento, io quando entro in campo cerco sempre di dare il 1000% e spero che insomma si veda. Si vede assolutamente. Ci sono domande? Ci puoi spiegare questo Fraser, la difficoltà? Allora, è molto forte perché è piccolo. Ad esempio io in difesa soffro abbastanza di giocatori piccoli e soprattutto è piccolissimo e dà un primo passo velocissimo, quindi non si può neanche stargli tanto attaccati perché sul primo passo veramente va via, è incontenibile. Quindi magari quello che sto cercando di fare un po', cerco di non farlo quando dà via la palla, di non farlo ricevere e quando ce l'ha insomma cerco di metterlo più in difficoltà possibile. Prima di venire a giocare a Trieste tu eri un tiratore, tra virgolette, poi qua a Trieste ti sei trasformato in un difensore. Invece le ultime due partite stai mantenendo la percentuale altissima. Sì, diciamo sì, ero più un attaccante. Dopo ovviamente sono venuto qua, si è alzato il livello perché io comunque ho sempre giocato con loro in B1, ovviamente si è alzato il livello e faccio con il mio allenatore, quindi il coach mi ha sempre chiesto questo, di essere un giocatore di rottura, di essere un giocatore magari che pensava più alla fase difensiva, io lo faccio. Poi è ovvio che in questa squadra ci sono tantissimi terminali offensivi, quindi magari è ovvio che certe volte quando entro in campo magari lasciano un po' più spazio a me e sta a me sfruttarlo, oggi è andata bene e spero di continuare così. Gara 3, come sarà? Gara 3 sarà dura perché loro sinceramente speravo che non andasse la squalifica, però giocare in quel campo lì è difficile, è un campo brutto, un campo dove sicuramente fatica a vincere, loro si esaltano e dovremo fare, come ha detto il coach, veramente una grande partita, dovremo giocare per appunto cercare di riproporre questa pallacanestro qui. È vero, sappiamo che noi magari in trasferta facciamo più fatica a riproporre questo tipo di intensità, però dobbiamo fare un salto di qualità e dobbiamo farlo. Altre domande? Volevo chiederti, sì. Comunque sia, dovendo affrontare un giocatore come Fraser, volevo chiedere come ti può aiutare, qualora fosse in grado di passare con Treviglio, nel corso dei playoff, perché comunque sia, come hai detto te, è un giocatore che soffre perché è molto piccolo. Come ti può aiutare questa cosa? Ma allora diciamo che intanto per me è una cosa abbastanza importante, nel senso che dover marcare una persona, sapere di doverlo avere un giocatore da tra virgolette annullare, poi non è così, ma va bene. E mi aiuta magari a stare molto più concentrato sulla partita e ho un obiettivo, quindi so che devo fare quello, e mi aiuta anche nella fase offensiva a stare più lucido. Quindi questo nelle prime due partite ci sono riuscito e spero insomma, di fare anche in gara 3 e poi anche nel prossimo video, se andremo avanti, vedremo chi mi troverò da